Ciao ragazze, allora nuovo video. Questo, come avete letto dal titolo, sarà il video riguardante tutta la nuova collezione di Makeup Essence dedicata all'autunno 2018. Devo dirvi che quando già sul sito Essence ho visto questa collezione sono rimasta davvero molto entusiasta. È composta da prodotti davvero molto carini e che non vedo l'ora di farvi vedere. Come potete vedere, proprio stamattina sono stata da OVS e appunto ho approfittato per acquistare qualcosina di questa nuova collezione. Non tutti i prodotti, sono sincera, anzi quasi la maggior parte, hanno un buon inci. Ho realizzato la mia base viso, trucco occhi, trucco lab, ma diciamo manca qualcosa qui, il mio solito contouring, che adesso realizzeremo insieme, ma rimanete sintonizzate. Come prima cosa, sono stata attratta da questa collezione per lo più per le due bellissime palette, che hanno un prezzo che si aggira attorno ai 10-11 euro circa l'una. Abbiamo in primis la Fall Back to Nature Eyeshadow Palette. Questa è una palette dai toni, dal packaging esterno molto carino ed autunnale, ed è composta internamente da 10 colorazioni a che si sposano un pochettino con tutte le tipologie di pelle e di occhi, e hanno per lo più, come potete immaginare, colori tutti sul grigio, verde, marroncino. È composta da 5 colori shimmer e 5 colori matte, ma come vedete anche dalla foto che vi metto qui, sono più o meno le stesse tonalità, appunto una fila shimmer e una matte. Devo dirvi che ho fatto un pochettino di swatch, sono tutti colori molto pigmentati, ma sinceramente ho deciso di non acquistare questa palette perché, guardando gli ingredienti nella parte posteriore, ho visto che questi ombretti non hanno assolutamente un buon inci in quanto contengono dimeticone. Stessa cosa, non ho acquistato la palette highlighter and blush palette proprio per lo stesso motivo. Tutti i prodotti viso contenenti in questa palette, che sono totalmente 8, purtroppo contengono dimeticone e non hanno un buon inci. E qui troviamo 3 illuminanti davvero molto carini, una terra abbastanza calda e ben 4 blush, di cui diciamo che uno può benissimo essere utilizzato anche come terra. Anche questi devo dirvi che sono davvero molto pigmentati, ma ecco, questa questione degli ingredienti non proprio ottimi mi ha un pochettino frenato nell'acquisto. Speravo avessero un buon inci, perché entrambe le palette devo dirvi che sono davvero molto notevoli. Ho deciso poi di acquistare l'unico pennello presente nella collezione, che vi faccio vedere subito, ossia il highlighter e blush brush. Questo praticamente è un pennello davvero molto carino, anche la confezione è davvero bellissima, che volevo da tantissimo tempo, in quanto non è un classico pennello col manico lungo, ma è più piccolino e come vedete è proprio adatto per il contouring, blush, ma anche appunto, come spiega benissimo la confezione, per l'illuminante. E approfitto in questo video proprio per provarlo con voi. Mi aspetto grandi cose da questo pennello perché adoro i pennelli Essence e ne ho davvero moltissimi, soprattutto perché le setole non sono naturali ma sintetiche e queste sono morbidissime. Prelevo un pochettino della mia terra numero 02 di Puro Bio, che ragazze si è sgretolata tutta, quindi l'ho messa in questa confezione. Vado assolutamente con il mio contouring, batto l'eccesso. Wow, non è niente male, perché vedete, dà proprio questo bellissimo effetto di viso scavato e soprattutto con questo sto notando già dalla prima applicazione che la terra si sfuma e si fissa molto facilmente. L'altra guancia è perfetto. Faccio un po' di contouring, ho legato i capelli apposta così lo proviamo anche qui sulla fronte e anche ne metto un pochettino qui sotto. A questo punto direi di provare ad applicare la terra con questo pennello anche sul naso. Wow, perfetto. Ne metto anche un po' qui sopra. Rileggendo nella confezione vedo che questo è anche un pennello per highlighter, quindi anche per illuminante. Vado quindi ad applicare, provo almeno, uno di questi bellissimi illuminanti di Puro Bio. Vado col mio preferito, ossia il numero 01. Sì, anche per l'illuminante, come potete vedere, è perfetto.
Wow! Applico anche il residuo qui sul naso. Beh, direi che ci siamo assolutamente. Per me, come prima impressione, adesso ho applicato tutti questi prodotti con voi, è un prodotto promosso. Proseguendo, la collezione è composta anche da un nuovissimo mascara dal packaging molto autunnale. Questo mascara non ha un buon inci e si chiama Design Edition. Devo dirvi che fino all'ultimo avrei voluto provare questo mascara, però ho desistito dall'acquistarlo perché questo non è un mascara nero, ma bensì marrone. Quindi sinceramente, non utilizzando molto questa colorazione di mascara, ho preferito appunto non prenderlo. Magari fatemi sapere anche voi ragazze se avete già provato questo mascara, se vi siete trovate bene o meno, se l'avete utilizzato, insomma se vi è piaciuto. Proseguiamo con il profumo Eau de Toilette che contiene 30 ml. La boccettina è in vetro e ha il packaging esterno davvero molto carino. Io l'ho spruzzato qui, un pochettino ancora si sente. Infatti non è un profumo molto persistente. Non mi è piaciuto tantissimo perché inizialmente si sentiva molto questa fragranza più che altro fresca, quindi alla fine ho desistito e essendo pure una de toilette io ho bisogno più di un de parfum, altrimenti sulla mia pelle i profumi non resistono. Viene 6,29 euro e lo consiglio soprattutto a chi adora per lo più profumazioni fresche e fiorite. Infine della collezione fanno parte i tatuaggi temporanei per mani e corpo, prezzo 2,49 euro. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche, fatemi sapere anche voi cosa avete acquistato della nuova collezione autunnale Essence, che nonostante i prodotti non abbiano un buon inci sono comunque molto interessanti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!